Trincea con Marco Bagliani per fare un viaggio indietro nel tempo ai primi del secolo scorso e precisamente negli anni dal 1915 al 1918, negli orrori della Grande Guerra. In teatro, attraverso un immaginifico monologo, il grande affabulatore ci svela l'orrore della guerra e il vuoto dei valori. L'attore e autore ci propone una visione claustrofobica e corporale della pratica bellica, privilegiando il punto di vista di un singolo soldato anonimo e senza una precisa nazionalità, un classico milite ignoto che si lancia in un agghiacciante sfogo contro la disumanità e l'insensatezza di quell'assurda mattanza del 15-18. La pianura è piena di cadaveri. Guarda quante braccia, teste, mani solitarie. Le divise si sono impastate alla carne, non si capisce neanche più a quale esercito appartengono. Tra dettagli cruenti, atrocità che mortificano la dignità di ciò che resta di un uomo, Bagliani scava dentro la disgregazione spirituale, la crisi della fede e l'alienazione del concetto di patria. Dove è Dio di fronte a questo massacro? Un credente ti risponderebbe subito: Dio è onnipotente ma non prepotente. Ti sostiene nella sofferenza ma non ti libera dalla sofferenza. Ti ama veramente proprio perché ti lascia libero, no? Io penso che quel soldato lì è in crisi. È in crisi. Cioè, di fronte alla catastrofe di tutto quello che vede intorno, perde la fiducia. Improvvisamente gli sembra davvero che il cielo sia vuoto. Cioè, è in quel momento lì che realizza come una perdita di divinità, no? Di quella che forse invece prima aveva. Ma che Dio Padre è? Gliel'ho chiesto al cappellano. Lui però mi ha guardato storto e mi ha detto che il male non viene da Dio, ma dagli uomini. E lo fa con le parole e con il corpo, con una mirabile narrazione e un'altrettanto spiazzante ed evocativa danza macabra. Oggi in seconda serata a Retroscena, quello che di solito non si dice sulla guerra attraverso l'esclusivo incontro con Marco Bagliani. Perché hai deciso di iniziare così? Perché era la musica più ascoltata dai soldati italiani in trincea. Ah, fantastico, non lo sapevo. Quando potevano mettere il grammofono, mettevano Verdi sempre, sì. E nell'Hit Parade c'era la Traviata e il Va Pensiero. Ma tu vieni a prendermi subito, che qui è pieno di gente con la testa perduta.